Dunque sarebbe imminente il ritorno di Kenny, by God, Omega. Questo almeno secondo Fightful Select. Cosa è successo? Niente, semplicemente è uscita questa notizia secondo cui sia i performer che gli addetti ai lavori all'interno della All Elite hanno ricevuto la notizia che è imminente il suo ritorno. Beh, immaginatevi questa cosa. Se davvero è imminente il suo ritorno, cosa succederà a Kenny Omega, all'Elite e a tutto quello che può stare intorno a questo mondo? Siamo qua per dare una breve ma incisiva spiegazione. Benvenuti quindi, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, e vi do il benvenuto a questo video in cui ci chiediamo: ma quale sarà il futuro di Kenny Omega al momento del suo ritorno? Ce lo chiediamo immediatamente, perché se davvero è così imminente dobbiamo capire dove possiamo andare. Allora, partiamo da una cosa fondamentale. L'ultimo momento in cui Kenny Omega è stato visto in All Elite è stato quando lui ha detto chiaramente ad Adam Cole: io vado, mi sistemo, ma occhio. Occhio a quello che fai, occhio a quello che fate, Elite. In quel momento c'erano i Bucks campioni. Adesso, recentemente, hanno rivinto il titolo e poi non sono riusciti a mantenerlo. In quel momento c'era un Adam Cole che, insomma, sembrava potesse andare per il titolo, e in effetti poi c'è andato, non una ma due volte non è riuscito in questa impresa. E quindi, qual è la posizione di Kenny Omega all'interno di questa stable? Non si sa. Non si sa per quale ragione. Uno, lui se n'è andato rotto. Cioè, lui non se n'è andato perché voleva andare, perché voleva fare. Lui ha detto chiaramente, pubblicamente: ho degli infortuni, devo sistemarmi, torno quando torno. Quindi non c'è stato un momento in cui abbiamo, non so, visto un'Elite arrabbiata con lui, lui molto arrabbiato con l'Elite. Il suo status inizialmente sarebbe quello di prendere e rientrare comodamente all'interno delle dinamiche della sua stable. Perché può succedere questa cosa? Perché in questo momento Adam Cole è fuori e pare non starà fuori per così poco. Perché comunque ha avuto una brutta commozione cerebrale e quindi devono aiutarlo a recuperare un bel po'. E questo potrebbe essere molto utile, perché si potrebbe tornare a non nominare mai praticamente Adam Cole, se non per poi tornare a ignorarlo immediatamente e vedere un Kenny Omega che si riprende la sua Elite fino a quando torna Adam Cole e apre una faida contro di lui. Cosa farebbe in questo periodo il buon Kenny Omega? Non importa, può andare contro qualsiasi avversario, può anche ritrovare sul ring quella Adam Page che sostanzialmente ha decretato la parola fine al suo regno e quindi ha decretato anche il giusto momento per andare a recuperare. Quindi quella potrebbe essere un'idea. È un po' strano il fatto che arrivi in questo momento, in questa fase, magari in cui non c'è Adam Cole, però in realtà potrebbe essere una mossa molto geniale per rinfilarlo dentro e poi mettere nel dubbio i Bucks a un certo punto. Però c'è anche un altro uomo che a un certo punto a Revolution si è fatto vedere nel pre-show, nel buy-in, e ha detto: non vi preoccupate che Kenny Omega sta tornando. Quell'uomo è Don Callis. E quale sarà la posizione di Don Callis? Non lo sappiamo, ma potrebbe essere interessante sia Don Callis che si mantiene vicino a questo Kenny Omega, sia un Don Callis che magari viene rigettato da Kenny Omega, che torna tra i face, e quindi un Don Callis che si riavvicina a Bucks e Red Dragon e chi più ne ha più ne metta per provare a buttare in piedi qualcosa di interessante. Sicuramente è un uomo che manca, sicuramente un uomo che anche voi volete rivedere, e quindi la mia idea è questa. Lui potrebbe tornare, rinfilarsi dentro nel mondo dei Bucks, al momento senza un titolo, senza niente che possa, diciamo, in qualche modo tenere fuori Kenny Omega, perché tanto sarebbero tutti nello stesso status, no? Siamo qui, pronti per combattere e non abbiamo cinture. Sarebbe molto interessante, molto molto molto, anche perché poi al ritorno dei Red Dragon, beh, si potrebbe fare un bellissimo 3 contro 3, e chi lo sa, magari viene fuori una cosa importante, interessante. Se questo video vi è piaciuto, il like è d'obbligo, ma soprattutto fate una cosa intelligente.
commentate, diteci quello che pensate voi, così che magari se tarderà a tornare Kenny Omega, beh, noi saremo qui a riprendere i vostri commenti e magari faremo un video dedicato proprio a quelle che sono le vostre aspettative rispetto al suo ritorno. E poi, ovviamente, come sempre, se volete, potete abbonarvi a questo canale. Qui sotto trovate il pulsante con scritto abbonati, cliccando vi verranno fuori le opzioni e potrete capire qual è il modo migliore per voi, qual è quello a voi più appropriato per sostenere il nostro progetto. Grazie davvero di cuore per tutto quanto, sono davvero curiosissimo di leggere tutti i vostri commenti, quindi commentate, commentate, commentate. Io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, noi ci risentiamo alla prossima.